Non ci crederete, ma siamo a Roma, nella riserva naturale della Marcigliana, un'area protetta di 4.000 ettari. Qui dentro al giardino, dov'è questo recinto, c'era la scuola. Di legno. Ci sono anche resti di età romana. Chi abita qui vive in casolari come questi, che tra di loro distano alcuni chilometri. Ristrutturati, potrebbero ospitare i profughi. In base ad un bando della prefettura, dal 1 settembre circa 100 profughi infatti potrebbero essere accolti in questo parco protetto. Quando vedono il posto rinunciano proprio loro, cioè perché sono posti troppo isolati, non c'è niente. La signora Carmelina vive qui da 80 anni e non sembra molto felice della notizia. Si sente per televisione, ma che ne sappiamo? Ma secondo lei questo sarebbe un posto giusto? No. Quello che vedete è il castello della Marcigliana, di origine medievale. Probabilmente risale al XVI secolo, sede di diverse famiglie nobili. Cambierebbe la destinazione del parco, non sarebbe più protetto, ma sarebbe utilizzato per dare ospitalità a queste persone.